Bentornati in diretta, citofonata di Nolfi. Allora, cominciamo questo viaggio tra i candidati alle elezioni europee. Nuovo centrodestra, Giuliano Cazzola è candidato nella circoscrizione Nord-Est, il cuore produttivo del paese, si dice. Buongiorno Cazzola. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, quanta fatica si fa a essere candidato in un'elezione europea come questa, in cui l'Europa non è amatissima come concetto, e in più lei sta pure in una maggioranza di governo, dove, stando al governo, si fa sempre un po' più fatica. Non si può dire va tutto male, altrimenti, insomma, no? Sì, certo, innanzitutto non è vero che va tutto male, anche se non sono molto soddisfatto, insomma, delle performance del nuovo Presidente del Consiglio. Ma ciò detto, è difficile... Ma è importante, perché non è soddisfatto? Non lasciamola non detta questa cosa. Ma guardi, trovo che sia molto superficiale, un po' arrogante, un po' sbruffone, che guardi più alla comunicazione che alla sostanza. Un po' di cose di sostanza l'ha fatto. Questa cosa degli 80 euro, per esempio, secondo me questa cosa di 80 euro è una bufala. È una bufala. Se vuole la mia opinione. Okay, mentre invece trovo molto importante, e quello scritto, lo dico, e addirittura con caratteri, diciamo, di sorpresa, perché nessun governo di centrodestra aveva mai usato tanto. Il decreto Poletti, credo che il decreto Poletti sia una misura molto importante. Spieghiamo ai radioascoltatori, il decreto sul lavoro. Sul lavoro, sui contratti a termine dell'apprendistato, che dovrebbe essere votato oggi dal Senato, poi dovrebbe tornare alla Camera per essere convertito entro il 19 maggio, che è la scadenza. Questo è un provvedimento importante, visto che poi io mi occupo di lavoro essenzialmente. Una vita dedicata alle questioni sul lavoro. Devo dire chapeau, chapeau. Quindi Poletti bravo, però aspetti, questa cosa degli 80 euro... Non si può dire Poletti bravo, Renzi no, perché Poletti, chiaro, questa cosa non l'avrebbe mai fatta se non avesse avuto l'appoggio di Renzi. La dimensione della spinta del Presidente del Consiglio sul lavoro è stata evidente. Però questa cosa 80 euro uguale bufala me la deve spiegare, perché? Ma perché io sono convinto che le coperture siano fasulle. E quindi le forenze di 80 euro li daranno, però si farà ricordare. Io ho letto con molta attenzione il servizio, del rapporto, la nota, si chiama nota, del servizio bilancio del Senato, e loro dicono delle cose che sono molto molto precise, insomma loro fanno capire che le coperture non sono molto sicure, e soprattutto dicono, è vero che voi avete messo delle clausole di salvaguardia, però attenzione, perché insomma anche sulle clausole di salvaguardia abbiamo già dato, e c'è un passaggio finale nel servizio della nota che è passata sotto silenzio, tra l'altro a me questo fatto, che poi le pecche di questo governo vengono completamente ignorate, c'è questa omertà diffusa, no? Lei pensi se Berlusconi facesse il salto in banco o avesse fatto il salto in banco come sta facendo Renzi? Cioè, volendo, ci sono aspetti simpatici che un malfidente potrebbe trasformare anche in aspetti comici, perché ci sono degli aspetti comici. Cioè, io credo che Crozza lo imiti benissimo, per esempio, questo Presidente del Consiglio. Che colga l'anima, sono molti, Crozza coglie l'anima di Renzi. Come Corrado Guzzanti coglieva Bertinotti, quando faceva dei discorsi incomprensibili, no? Qualcuno coglieva Berlusconi tra vari satiri, secondo lei? Secondo me, certo, Berlusconi, anche Crozza lo evitava benissimo. Forse, certo, forse anche la sorella di Guzzanti non se la cavava. Anche la sorella di Guzzanti in una prima fase lo prendeva bene, sicuramente. Ma ci ho detto... Gli 80 euro, gli dice, arrivano in tasca agli italiani, però le coperture sono deboli. Bisogna mettere mano alle clausole di garanzia, che sono tasse, e come dice appunto questa nota tecnica del servizio bilancio, che peraltro io trovo indecoroso spernacchiare dicendo che sono i burocrati che vogliono mettersi di traverso col governo, no? Quando lei è stato parlamentare come me sa benissimo che sono persone molto preparate e autonomia, per fortuna che ci sono, perché poi non è che, ecco, l'altro vizio di questo Renzi, che secondo lui la politica può fare tutto, e in questo somiglia a Berlusconi, no? La politica può fare tutto e chi si mette di traverso è un burocrate. Ma tornando al punto, per non confondere le idee agli ascoltatori, cioè, loro dice il rapporto che anche le clausole di,
di salvaguardia, che sono tasse soprattutto sulle accise, abbiamo già dato, nel senso che sono già state usate con l'IMU, sono già state usate con la prima quota dell'IVA, quindi non è, quindi che... lei dice, per trovare queste coperture alla fine tocca fare la manovrina, perché questa sarà la necessità, insomma, no? Sì. Quindi in sostanza a fine anno ci troviamo una sorpresa, che è quella della manovrina. Oppure bisogna fare delle tasse, mettere delle tasse. E sempre sarà una manovrina. Sì, sì, certo. Comunque, tornando all'Europa... Le squilla al telefono, vuole rispondere? No, perché mi ho suonato anche alla porta. Troppa roba. Finiamo, anche perché poi ho qualcosa da fare. Purtroppo ho avuto un imprevisto. Vale. Tornando all'Europa, guardi, io ho due parole d'ordine. La prima parola d'ordine è Europa über alles. E l'ho scritto nel volantino e ho scritto che lo faccio provocatoriamente, perché non sopporto questo tiro al piccione con la Germania, con la Merkel e via di questo passo, quando si caricano sull'Europa, diciamo, delle cose che sono solo nostre, no? L'altra è il mio motto della campagna elettorale: con l'euro più Europa contro la crisi. Ma mi faccia capire bene, quindi con l'euro, con l'Europa e con anche... con l'euro, più Europa contro la crisi. Ma questo... anche con l'approccio, diciamo, tedesco, perché questa è una cosa che mi interessa molto. Anche io penso che non ci sia un'alternativa al risanamento, che la crescita venga dopo il risanamento. E questo è dimostrato dal fatto che i giornali di oggi, ma lo si sapeva, dicono che sostanzialmente Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia crescono più di noi. Io sono totalmente d'accordo con lei, per questo mi interessava capire se come dire, l'approccio tedesco, che viene dipinto come il male, perché questa è assolutamente, io poi Europa operale, in realtà nell'approccio tedesco c'è del bene, insomma, in realtà anche per noi. Nell'approccio tedesco c'è del bene, insomma, questo non c'è dubbio, insomma, se uno si mette si fa una società e un socio lavora, risparmia, un altro accumula debito e conduce una vita sostanzialmente al di sopra delle sue possibilità, è chiaro che il socio ha diritto di richiamarlo all'ordine. Di richiamarlo all'ordine di avere dei dubbi. No? Tra l'altro anche tutta questa storia dell'euro è una storia falsa, perché se ci ricordiamo bene come funzionava il serpente monetario prima e lo SME dopo, le monete nazionali venivano parametrate al marco. È vero, ma l'Italia la svalutava sempre, insomma. Se vogliamo andare avanti con le svalutazioni competitive. Va. La proposta dei no euro è quella, sostanzialmente. Prendiamoci una moneta e svalutiamo. Sì, certo, è una proposta però che ci porta a portare i libri in tribunale. Cioè, non è che possiamo, un paese può andare avanti così, anche perché, come scrive giustamente Bini Bismarcki, è chiaro che poi anche gli altri paesi non sono stati mica lì a farsi fissare, no? È chiaro che prendono poi delle misure, non è che arriva lì uno e li frega con le svalutazioni competitive. È chiaro che anche loro prenderanno delle misure, delle contromisure. Quindi non è una strada praticabile, lo dico perché fra 8 minuti, no, dopo di lei c'è Matteo Salvini della Lega come prossimo. No, ma guardi. Allora, gli diciamo che non è una strada, anche perché lei sta lì nel cuore della Lega. Per cui... Questi tra l'altro sono degli irresponsabili, perché per prendere 4 voti seminano veleno, sono come quelli che sotterrano i rifiuti tossici nella terra dei fuochi. Bella, tosta questa, insomma. Tosta, Questa è tosta. Seminano veleno, perché lei dice, passa questa idea tra i cittadini che in effetti la soluzione sia uscire dall'euro e uscire dall'Europa, perché molti la pensano ormai così, per via della propaganda, e questa cosa poi ci mette in condizioni di non fare il risanamento a furor di popolo, sostanzialmente. Certo, sì. Lei sa che l'attacco fondamentale qui viene fatto al fiscal compact, che è un impegno, lo raccontiamo sempre ai nostri radioascoltatori. Sì, anche lì c'è tutta una spiegazione che basta leggere le cose, che poi in realtà le cose non stanno così, perché se l'economia cresce, il taglio da fare è un taglio molto più sostenibile rispetto a quello che si dice dobbiamo tagliare 50 miliardi tutti gli anni.
Però oggi i dati ci dicono che l'Italia non cresce, cresce pochissimo, cresce male, c'ha una crescita più lenta persino della Grecia, del Portogallo. Sì, punto. Perché loro hanno risanato di più. Esatto. Senti, io mi che la saluti. La ringrazio Cazzola, in bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Nuovo centrodestra. Allora, ricordiamo, Europa Uber Alles, per fare un favore alla Germania, e con l'euro, più Europa contro la crisi. Lei è candidato nella lista Nuovo Centrodestra nella circoscrizione Nuovo Centrodestra UDC e UDC sì, nella circoscrizione del Nord-Est. Del Nord-Est che comprende Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna. Quindi c'è un'area molto vasta del paese dove può essere votato. Ultima domanda rapidissima, che punto mette l'asticella? Dov'è che vincete, dov'è che perdete con il Nuovo Centrodestra? Ma guardi, io direi che noi dovremmo pareggiare al 6%, intorno al 6%. Intorno al 6% va bene, benissimo. Pareggiamo, il di sopra vinciamo e il di sotto no. Asticella al 6, perfetto, grazie a Cazzola, arrivederci. Questa è una domanda che faremo a tutti i nostri interlocutori, anche per avere poi, nella puntata che vi ricordo, già vi preparo, faremo il 27 di maggio, sarà uno speciale elezioni, in cui commenteremo in maniera analitica tutti i risultati, noi cercheremo di rimettere insieme questi pezzi, cioè tutti i partiti ci indicheranno una loro asticella, cioè il punto dove dicono lì vinciamo, lì perdiamo. Quant'è? Cazzola per il centrodestra mette l'asticella al 6%.